La parola di Dio è piena di immagini e di storie, immagini e storie che sono un aiuto formidabile per ciascuno di noi, nel senso che molto spesso noi possiamo prendere la nostra esperienza, avvicinarla alle storie della Bibbia, all'immaginario che la Bibbia ci ha fornito, e proprio attraverso questo incontro tra la nostra vita e quello che la Bibbia ci racconta, noi riusciamo a capire come possiamo barcamenarci nella nostra esistenza, quale direzione prendere, che cosa fare. In questo senso, vedete, la Bibbia è inesauribile, nel senso che anche se tutte quelle storie noi le conosciamo, quelle storie continuano a parlarci, continuano ad essere utili per ciascuno di noi. E ci sono storie più grandi, storie più piccole, storie molto conosciute e anche storie nascoste, grandi profeti, piccoli profeti. Questa sera noi cercheremo di ripercorrere una delle più importanti storie della Bibbia, che è la storia dell'Esodo, ma non starò questa sera certamente a raccontarvi una storia che già conoscete. Vorrei prendere da questa storia qualcosa e calarla dentro la nostra esistenza, con la grande speranza che, riavvicinando la nostra vita a questa grande storia, ci accorgiamo come c'è qualcosa di molto attuale per ciascuno di noi. Però dobbiamo partire dal presupposto che noi abbiamo un problema, cioè anche il nostro immaginario biblico molto spesso è fatto di immagini distorte, oppure di immagini che non corrispondono fino in fondo alle storie così come sono effettivamente. Ad esempio, se io vi cito l'Egitto, la cosa che viene in mente quando una persona pensa all'Egitto, giustamente, è la schiavitù dell'Egitto. E tutto l'Esodo si costruisce esattamente su questo, cioè sull'uscire dalla schiavitù dell'Egitto. L'Egitto è il luogo dell'oppressione, è il luogo dove si sperimenta una vita che non è più felice, e il cammino dell'Esodo è il cammino di liberazione, un cammino che conduce fino alla terra promessa. Quello che fa il popolo di Israele con il proprio corpo e la propria storia, o immaginate che non soltanto Israele verrà tirato fuori dalla terra d'Egitto, ma sarà condotto non per poche ore, ma per 40 anni nel deserto fino ad arrivare alla terra promessa. E capite che qui c'è già un'indicazione. Ciò che ci libera, ciò che ci conduce effettivamente a quella terra promessa, ad essere fondamentalmente felici, è un cammino che dura tutta la vita, è un cammino di liberazione continua per ciascuno di noi. Però io vorrei partire invece un po' prima di questa storia e cercare un po' di raddrizzare l'immaginario. Proprio prima della grande epopea dell'Esodo, in realtà l'Egitto non era una terra negativa. In realtà l'Egitto ha rappresentato per il popolo di Israele la salvezza. E siamo in quella storia che tutti noi conosciamo, la storia di Giuseppe e dei suoi fratelli. Vi ricordate? È un momento in cui c'è una grande carestia. La storia familiare e drammatica della famiglia di Giuseppe si incrocia con una grande storia, una storia di carestia. Quando Giuseppe, per alterne vicende, come noi sappiamo, viene venduto dai suoi fratelli, schiavo, arriva in Egitto da schiavo, e man mano c'è una risalita di questo ragazzo che cresce, 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 viene ristabilito non soltanto nella sua dignità, ma occupa il posto più importante in Egitto, è la seconda autorità dell'Egitto. Dopo il faraone c'è Giuseppe. E Giuseppe, che è un uomo onesto, ma anche un uomo capace di saper organizzare, aveva trovato un modo di organizzare la carestia, cioè di andare incontro alla fame che si stava manifestando in quegli anni. Tra gli affamati si mettono in fila anche i suoi familiari. Tra gli affamati Israele comincia il suo cammino per andare a cercare cibo. Insomma, tutti noi sappiamo che a un certo punto l'incontro dei fratelli di Giuseppe con Giuseppe è un incontro bello, decisivo, in cui non soltanto la famiglia si riconcilia, ma Israele entra in Egitto trovando in Egitto salvezza.
stanno morendo di fame e lì invece trovano da mangiare. Sono perduti e lì trovano qualcuno che ha cura di loro, Giuseppe. Ma finita questa storia, che è una storia positiva, quindi non dobbiamo pensare che l'Egitto è sempre negativo. C'è un momento in cui l'Egitto è la salvezza del popolo di Israele. A un certo punto la parola di Dio ci dice: ma poi, dopo la morte di Giuseppe, venne un faraone che non aveva conosciuto Giuseppe. E da quel momento in poi inizia una grande discesa del popolo di Israele, cioè inizia la sua schiavitù, che durerà tantissimi anni, tantissimi secoli. Cioè non sarà la questione di qualche anno, sarà un lungo periodo di oppressione che Israele sperimenta proprio nell'Egitto. Ora, vorrei fermarmi esattamente a questa cosa che vi ho appena raccontato. Com'è possibile che una cosa sia prima buona e poi cattiva? Com'è possibile che lo stesso luogo sia un luogo di salvezza e poi un luogo di oppressione, un luogo di schiavitù? Facciamo un esempio molto concreto, molto casereccio. Il vino è una cosa buona o è una cosa brutta? Beh, nasce per essere una cosa buona. Quando c'è una festa si brinda. Pensate che nella Bibbia il primo miracolo che Gesù compie nel Vangelo di Giovanni è trasformare l'acqua in vino, perché la mancanza di vino in una festa indica che la festa è rovinata. Quindi il vino è una cosa buona. Ora, se noi diciamo che il vino è una cosa buona, come la mettiamo con gli alcolisti? Cioè, capite che quella cosa buona può diventare una cosa brutta, cioè può diventare una dipendenza, può diventare una schiavitù. I dolci sono una cosa brutta o una cosa buona? Sono una cosa buona, ma se tu abusi dei dolci diventano una cosa negativa. Il corpo che il Signore ci ha dato è una cosa buona o una cosa brutta? È una cosa buona, ma il nostro corpo può diventare anche il corpo del peccato e quindi noi possiamo essere schiavi del nostro corpo. La sessualità, chi ce l'ha donata? Il Signore. Quando noi pensiamo alla sessualità la pensiamo subito come una cosa negativa. La sessualità è un dono di Dio ed è una cosa bellissima. Ma la sessualità può diventare qualcosa di negativo? Sì. Allora, vedete che cosa vi sto suggerendo? Tutto ciò che esiste è buono perché lo ha fatto Dio. Ma la stessa cosa può diventare a un certo punto la nostra più grande schiavitù, la nostra più grande tragedia. C'è una cosa che può salvarci e allo stesso tempo può dannarci. La stessa cosa. Quindi l'errore che noi facciamo è quello di dire ci sono cose buone e cose cattive. No, tutto ciò che Dio ha creato è buono, tutto. Noi dobbiamo sempre guardare con occhi di benedizione la realtà che c'è intorno a noi. È la grande lezione di Francesco d'Assisi, capite? Quando Francesco canta la creazione, quando canta tutta la realtà che c'è intorno a lui, vuol dire che non c'è niente di questa realtà che sia brutta. Si arriva persino a dire: laudato sì, Signore, per sorella morte corporale, persino la morte ha qualcosa di bello. C'è una benedizione nascosta pure nella cosa che noi più rifugiamo in tutta la nostra vita. Allora, qui il problema si tratta di stabilire non tanto se le cose sono buone o brutte, ma che cosa sono diventate per noi quelle cose. Che cosa rappresenta il vino nella mia vita? Un dolce nella mia vita, il mio corpo nella mia vita, la sessualità nella mia vita, le amicizie nella mia vita, il lavoro. Pensate al lavoro. Una persona lavora e può esprimersi nel lavoro, può tirar fuori il meglio di se stesso nel lavoro, ma può diventare schiavo del suo lavoro, può essere schiacciato dal lavoro, può essere annullato dalla propria carriera, o peggio ancora, può non avere un lavoro. E quindi è tormentato dal fatto di non avere un mezzo per potersi sostenere. Insomma, capite che le cose non sono mai bianche o nere. Tutta la realtà intorno a noi si manifesta a noi come qualcosa di ambiguo. Cioè può essere tutte e due le cose. Può salvarmi o può dannarmi. Ma questo significa che a un certo punto noi dobbiamo
capire quando una cosa comincia a diventare negativa. Cioè, come faccio ad accorgermi che una cosa da buona è diventata cattiva nella mia vita? Pensate, il termine captivus in latino significa schiavo. Che cos'è che ci ha ridotto in schiavitù? La famiglia è una cosa bella o una cosa brutta? È una cosa bellissima, ma può diventare un inferno. Avere un figlio è una cosa bella o una cosa brutta? È bellissimo, ma può diventare un inferno. Amare una persona è una cosa bella o una cosa brutta? È una cosa bellissima. Capite che c'è gente che arriva ad ammazzare e dice che ammazza per amore, per troppo amore. C'è qualcosa che non funziona, capite? Ora, vedete, ognuno di noi deve domandarsi se è capace di saper riconoscere la schiavitù nella propria vita. Come ti accorgi di trovarti nell'Egitto sbagliato e di non essere nell'Egitto buono? Come fai a capire se una cosa è per te o è contro di te? Questa è la grande lezione che ci dà la vita spirituale. Vedete, quando una persona comincia un percorso di vita spirituale, è come se iniziasse un lavoro di liberazione di se stesso, una sorta di cammino, di esodo, che lo porta a riprendersi tutto il bene che non vede più nella sua vita. Ma permettetemi di darvi una chiave di lettura per farvi capire quando una persona si trova in schiavitù e non se ne accorge, perché in realtà non sta guardando i sintomi che sta vivendo dentro la propria vita. La schiavitù si manifesta innanzitutto con una forma di infelicità. Io ho una cosa, ma quella cosa non mi rende felice. Dovrebbe rendermi felice. Io faccio questa cosa, ma non sono felice. E sono diventato dipendente da quella cosa. Quindi è una sorta di cane che si morde la coda. Io dovrei star meglio se bevo il vino, ma in realtà non sto meglio, sto peggio e non riesco a non bere il vino e quindi continuo a berlo, ma sto sempre più male, quindi è un cane che si morde la coda, è una schiavitù. Io vi faccio l'esempio del vino, ma in realtà dovremmo prendere ogni ambito della nostra vita e metterlo a verifica, cioè domandarci se noi lo stiamo vivendo con libertà o no. E voi direte, ma perché mai dovremmo farci questa domanda? Lo sapete perché? Per quel motivo. È Gesù in croce. Il motivo per cui Gesù è morto in croce è perché ciascuno di noi fosse libero, cioè fosse figlio di Dio. Se uno è morto per la tua libertà, non usare la tua libertà è il peccato più grande. Dice, ma io sto bene nella mia schiavitù. Capite che cos'è l'inferno? L'inferno è scegliere deliberatamente di non voler usare bene la nostra libertà. Tu sei morto per rendermi libero e io ti dico voglio vivere da schiavo. Ecco l'inferno. Non è una condanna dall'esterno su ciascuno di noi, è una scelta che viene paradossalmente dalla nostra libertà. Ora, più una persona impara ad essere libera, più scopre di essere figlia di Dio. Proprio questo è il percorso della nostra santità. Il problema è che noi pensiamo che i santi sono soltanto quelli che veneriamo, quelli che abbiamo messo nelle nostre nicchie, quelli che portiamo in spalla nelle nostre processioni. Non abbiamo compreso che una persona sta lavorando alla propria santità quando sta lavorando semplicemente ad essere una persona libera, e libera fino in fondo. Libera, cioè, di manifestare il fatto di essere figlia di Dio. Figlio di Dio. Allora, se io mi accorgo di non essere felice, devo domandarmi perché non sono felice? Che cos'è che mi impedisce di essere felice? Quali sono le cose che non mi fanno venire fuori da questo circuito? E mi accorgo di non essere felice perché ci metto tutte le mie energie e sono stanco, sono esaurito, sono schiacciato, mi sento umiliato. Ma non riesco a venire fuori da tutto questo. Guardate, uno può diventare schiavo della propria malattia, schiavo della propria salute. E voi direte, no, aspetta, la malattia è una cosa brutta,
la salute è una cosa buona. Uno può diventare schiavo della propria salute. Pensate alle persone che si sottopongono a una vita terribile per controllare solo e soltanto il proprio corpo, la propria alimentazione, la propria prestazione, eccetera, fino al punto di non riuscire più a godere della vita per una forma di schiavitù che è quella della propria salute. Oppure una persona ha una malattia, dice, beh, è facile dire che è una cosa negativa. Beh, uno può viversi la malattia con libertà e può viversela come una forma di schiavitù. Come ti accorgi di questo? Può una malattia darti gioia, pace, benevolenza? Sì, sì, può. I frutti dello spirito. Può una cosa che il mondo chiama disgrazia essere invece materia di felicità nella vita di qualcuno? Sì, è possibile. E questo è il paradosso della vita cristiana. Non sempre le cose buone ci fanno bene, non sempre le cose negative ci fanno male. Allora si tratta di capire in che modo il nostro cuore è posizionato davanti a tutto questo. Ecco, vi ho voluto mettere davanti agli occhi questo quadro per farvi capire quanto è interessante e quanto è decisivo per ciascuno di noi cercare di capire perché l'Esodo rimane una strada, un percorso, una pedagogia cristiana per tutti noi, a cui tutti noi possiamo tranquillamente sottoporci. Ora vorrei così brevemente prendere alcune parole chiave dell'Esodo e cercare di spiegare come funziona questa pedagogia. Prima cosa, il popolo di Israele sta male. È schiacciato, portiamolo nella nostra vita. Io mi accorgo di essere oppresso da quello che sto vivendo, sono infelice. Lo sapete qual è la prima domanda che fa la grazia di Dio? Ma tu vuoi venire fuori da questa infelicità? Tu vuoi venire fuori dall'Egitto? Noi non ci facciamo sempre molto caso a tutto questo. Ma sapete qual è il passo numero uno della vita spirituale? Il desiderio. Si può aiutare uno che non vuole essere aiutato, secondo voi? No. La prima maniera di vedere la salvezza nella propria vita è desiderarlo. Non vi ho detto che ci riusciamo, Ma il cominciare a desiderarlo con tutto noi stessi. E questo è il problema base per ciascuno di noi. Noi vorremmo i cambiamenti, ma in realtà non sappiamo se li vogliamo veramente fino in fondo, cioè se li desideriamo. Quando ad esempio ci troviamo in una situazione di peccato, in una situazione di infelicità, la domanda è: ma tu vuoi venirne fuori, sì o no? Oppure ti sei costruito un tuo equilibrio in quell'infelicità? Perché il problema è questo: quando una persona per molto tempo si trova in una certa situazione, si abitua. È da 20 anni che sono infelice, ormai ho capito. E tu mi vuoi far venire fuori dalla mia infelicità, ma io la conosco ormai. Mi vuoi portare in una terra che non conosco. E quindi lo sapete cosa succede? Che quando c'è da lamentarsi, noi alziamo subito la mano. Ma quando arriva qualcuno a dire, ma vuoi veramente uscire? Beh, aspetta un attimo. Quindi, lamentarmi sì. Venirne fuori, mettendomi in gioco, aspettiamo. A me piace spesso citare uno dei miracoli forse più belli del Vangelo di Giovanni, che è la guarigione del paralitico. E voi sapete che nella storia raccontata da Giovanni, quest'uomo è paralizzato su una lettiga, su un suo tappetino, da 38 anni. 38 anni non sono 38 giorni, amici. Sono 38 anni, sono una vita. E quest'uomo si trova in una paralisi a elemosinare qualcuno che lo prenda in braccio e lo porti alla fontana quando si muove l'acqua. La credenza era che appena si muoveva l'acqua, un angelo aveva fatto muovere quell'acqua, il primo malato che entrava in quella fontana guariva. Come sarebbe stato un miracolo? Io l'avrei fatto in questa maniera. E Gesù, vedendo quest'uomo, lo prese in braccio e lo portò nella fontana e fu guarito. Beh, sarebbe stata la cosa migliore di tutte. No,
Gesù, per fare quel miracolo, interroga quell'uomo. Gli dice: vuoi guarire? Fratelli, questo è il nostro dramma. Se tante cose nella vita non capitano, è perché noi non lo desideriamo veramente. La prima cosa che dovremmo rafforzare dentro di noi è il desiderio. Non si tratta di avere già la tecnica per venirne fuori, la capacità, la forza. Vi sto dicendo solo una cosa, il desiderio. Volete un esempio concreto? Se io vedo qualcuno e dice: ti piacerebbe imparare a pregare? Dice: lo desidero tanto. Bene, hai iniziato. Se lo desideri, hai già iniziato a pregare. Ma non so che fare. Lo desideri? Sì, hai cominciato a pregare. Il desiderio è il primo moto dello spirito dentro di noi. Se noi non partiamo dal desiderio, è finito. Infatti, che cosa fa il male? La prima cosa che ammazza nelle persone sono i desideri. Prima li abbassa. Noi siamo nati per desideri grandissimi, no? E il male fa che noi abbassiamo il desiderio, fino a diventare così banale. Perché ti svegli la mattina? Ma per andare a fare colazione. Ma può essere un desiderio che muove la vita? No. Che cos'è che io vedo molto spesso nei nostri giovani? Mancanza di desiderio. E quando non c'è il desiderio, capite, che si manifesta la tristezza, l'angoscia, non c'è più la passione. Allora noi abbiamo un mondo di persone che non hanno più nessuna passione, che non provano più nessun desiderio. Il primo lavoro di Mosè non è tanto convincere il faraone, ci arriveremo, è uno dei personaggi che ci interessa. Il primo compito di Mosè è suscitare nel popolo il desiderio di venire fuori da quella schiavitù. E voi sapete bene che Israele si ribella a questo desiderio, perché da una parte lo vuole, ma quando si accorge che il faraone fa resistenza, se la prendono con Mosè, dicono: per colpa tua abbiamo peggiorato la nostra situazione, potevi startene dove stavi, lontano da noi. Io vivo in una famiglia dove non mi sento più felice. Che cosa ti dice il mondo? Buttala. Che cosa ti dice Gesù? Ma tu desideri ancora che questo matrimonio ti renda felice? Io ho fatto tutto quello che potevo fare, invece... La domanda non è che cosa stai facendo, che cosa hai fatto. La domanda è: desideri ancora o no che quel matrimonio ti renda felice? Sì o no? La risposta è molto sintetica, capite? Se no, noi facciamo lo stesso errore che fa il paralitico. Vuoi guarire? E quello gli dice: ma tutte le volte che si muove l'acqua nessuno mi prende. Gesù gli ha fatto una domanda secca: vuoi guarire, sì o no? Perché se noi vediamo quanto è alta la montagna che dobbiamo scalare, ci scoraggiamo. Ma la domanda che ci fa il Signore è: tu desideri arrivare fino in cima, sì o no? Poi me la vedo io, dice il Signore. Ma a te è chiesta una cosa, lo desideri veramente? Allora capite che prima di tirare in ballo la grazia di Dio, cioè di dire: mi devi dare questo perché ho bisogno di... Dobbiamo fare la nostra parte, mettere il nostro possibile. È un po' come quando una persona si trova ad affrontare un problema anche fisico. Voi sapete che l'approccio psicologico alla malattia aiuta nella guarigione. Se tu sei un peso morto, questa cosa non ti aiuta nella guarigione. Se tu desideri la guarigione, è un grandissimo alleato della cura il desiderio. Guardate, tale e quale è nella vita di fede. Le persone che frequentano le nostre chiese dovrebbero avere come primo effetto collaterale
del fatto che vengono a messa la domenica, che dicono le loro preghiere, che hanno una vita cristiana. Sono persone che, anche se sono peccatori, fragili, contraddittori, che fanno tutti gli errori che fanno tutte le altre persone in tutto il mondo, che hanno famiglie disfunzionali così come succede in tutte le latitudini del mondo, ma sono persone che più vengono da Gesù, più desiderano fortemente qualcosa. Sono di nuovo appassionati per qualcosa. Si risveglia dentro di loro l'ardore per qualcosa. Ma è questo l'effetto delle nostre comunità? La nostra vita cristiana risveglia il desiderio nelle persone. Guardate, Gesù ha passato tutta la vita a risvegliare questo nel cuore delle persone. Il più grande miracolo di Gesù è aver riacceso il fuoco nel cuore delle persone. Sono venuto a portare il fuoco sulla terra. E come vorrei che fosse già acceso. E poi c'è una testimonianza oggettiva, capite, che non è quella dei suoi discepoli, ma è quella dei suoi nemici, i soldati che sono andati ad arrestarlo. Quando tornano dai sommi sacerdoti, che li avevano inviati per arrestarlo e non lo hanno preso, in uno dei tanti tentativi di contenere la predicazione di Gesù, sapete che cosa dicono questi soldati ai sommi sacerdoti? Mai abbiamo sentito un uomo parlare in quel modo. È un complimento bellissimo. Nessuno mai ha parlato come parla quell'uomo. Allora capite che questa è la prima cosa su cui ciascuno di noi deve mettersi in gioco. Prima di fare qualunque altra cosa, noi dobbiamo sentirci investiti da questa grande domanda. Tu desideri essere santo? Tu desideri essere felice? Tu desideri avere una vita piena? Sì o no? Perché altrimenti non esci dall'Egitto. Seconda tappa. Quando tu ti accorgi di avere questo desiderio, la seconda cosa che ti viene in mente quando hai risvegliato il desiderio è: e quindi ora che si fa? Adesso che hai acceso il fuoco, dove andiamo? In quel momento, finalmente noi ci accorgiamo che da soli non andiamo da nessuna parte. E cioè che abbiamo bisogno che qualcuno ci salvi. Il cristianesimo non è una tecnica di autoaiuto. Adesso ti insegno a come salvarti da solo. No. Il cristianesimo è partire dal presupposto che tutto quello di cui abbiamo bisogno nella vita lo possiamo ricevere come dono. Se uno non si lascia aiutare, non può capire il cristianesimo. Volete che vi uso i termini spirituali, così capite subito dove voglio andare a parare? Gli umili sono quelli che si lasciano aiutare. I superbi sono quelli che dicono: non ho bisogno dell'aiuto di nessuno. Noi chi siamo? Siamo quelli che sono disposti a dare la mano a qualcuno o quelli che dicono: ma io sono intelligente, ho capito tutto da solo, faccio tutto da solo, mi leggo due libri, vado a sentire due o tre catechesi, faccio un po' di sintesi, un bel minestrone e mi autosalvo. No, non funziona così, amici. Israele capisce che per essere salvato ha bisogno di Mosè, cioè ha bisogno di un liberatore. Cioè di qualcuno che gli dia la mano, che li accompagni in questo percorso. In un mondo come il nostro, io potrei passare tutto il mio ministero tentando di riaccendere i cuori delle persone, il desiderio nei cuori delle persone. Ma questo non basta. Perché a un certo punto quelle persone che si ritrovano con un cuore riacceso hanno bisogno di comprendere che soltanto l'umiltà li può condurre da qualche parte. Che cosa significa essere umili? Significa capire che noi non bastiamo a noi stessi. Vi rendete conto dove siamo arrivati? A scoprire che senza la Chiesa io non vado da nessuna parte. La Chiesa è dare la mano a qualcuno. La Chiesa è quel sacramento che mi salva, che mi accompagna, che non mi lascia da solo in questo viaggio.
Noi purtroppo viviamo in un momento storico in cui il cristianesimo è diventata la questione di ogni individuo, ma abbiamo smesso di essere chiesa, cioè di capire che senza le persone che abbiamo intorno a noi, noi non andiamo da nessuna parte. Io faccio tanto del bene, spero di sì, ma il bene che faccio io è per gli altri. Io ho bisogno di ricevere questo bene da altri. E questa è una domanda seria. Noi ci siamo emancipati dalla Chiesa o abbiamo riscoperto la Chiesa? Perché chi riscopre la Chiesa ha capito che cos'è l'umiltà. Noi invece lo sapete cosa cerchiamo quando vogliamo dare la mano a qualcuno? La perfezione. Ti devo dare la mano, devi essere bravissimo, il migliore. Perché se tu sei invece fragile, debole, contraddittorio, beh no, io la mano a te non la do. Sapete chi era Mosè? Un figlio abbandonato che cresce in casa del faraone che aveva reso il suo abbandono possibile e che poi ammazza una persona e che poi se ne scappa e che poi balbetta e che poi c'ha un carattere che certe volte perde la pazienza e fa il matto. Non è perfetto, eppure è lo strumento che Dio usa per salvare il popolo di Israele. La Chiesa, quando la vedi da vicino, è fatta di fragilità, di persone che sbagliano, di caratteri contraddittori, di situazioni che certe volte ti stanno strette. Ma questo non toglie nulla al fatto che Gesù ha voluto la Chiesa per salvarci, capite? E noi invece usiamo questa scusa dell'imperfezione come il motivo per cui ci siamo tirati fuori. E io devo far parte di una Chiesa dove c'è quello, dove c'è quella. Sì. E noi abbiamo bisogno di salvezza, e la salvezza viene quando tu dai la mano a qualcuno. Allora vedete, il desiderio sì è il punto di partenza, il secondo punto, la Chiesa. Se io non dico di nuovo di sì alla Chiesa, è aria fritta quello che stiamo facendo questa sera qua. Ho bisogno cioè di incontrare persone concrete, volti concreti, situazioni concrete, dove io, dando la mano a queste persone, sperimento la salvezza. Qual è il ruolo di chi ci libera, cioè del liberatore? E sostituirsi a noi sarebbe la cosa peggiore al mondo. Non succederà a Gualdo, però immaginate che ci sono dei genitori che il pomeriggio si ritrovano, sta per iniziare la scuola, no? Quindi adesso c'è, hai fatto tutti i compiti per l'estate e adesso bisogna farli, no? Dice, per toglierci il problema facciamo così, quanti compiti hai? 10? Allora ti aiuto io oggi pomeriggio. Aiutare significa che la mamma li fa al posto del bambino, in modo tale che il quaderno è a posto, possiamo continuare queste settimane prima dell'inizio della scuola. Ora, effettivamente il problema è stato risolto, i compiti sono stati fatti, ma secondo voi, educativamente, se una madre si mette a fare i compiti al posto del figlio, gli ha fatto un favore o gli ha fatto un danno? Gli ha fatto un danno. E perché noi da Dio pretendiamo che faccia così con noi? Signore, sto male, salvami. Che nella nostra testa significa fai anche quello che dovrei fare io. No, questo non è il cristianesimo. Il cristianesimo non è la salvezza di uno che viene e si sostituisce a te. No, è uno che ti abilita a fare quello che tu innanzitutto devi fare. Tu devi fare il tuo possibile. Gesù non si sostituisce mai alle persone, mai. Questo è il motivo per cui ogni volta che fa un miracolo chiede sempre la collaborazione delle persone che sono lì coinvolte. Piccolo o grande che sia la collaborazione, sta a significare il possibile che quella persona può fare. Quindi attenzione, non esistono tecniche che si sostituiscono alla fatica di essere liberi. Non esistono percorsi che a un certo punto, come vediamo nelle pubblicità, no?
Se prendi questo macchinario e stai fermo sul tuo salotto per un quarto d'ora al giorno, mettendo questo macchinario avrai tutti i muscoli del mondo, perché lavorerà al posto tuo. Ma non credete a queste cose. Le cose che valgono nella vita sono anche faticose, ed è un bene questo. Avete mai sentito l'espressione «ne valsa la pena»? Che significa l'espressione «ne valsa la pena»? Significa che c'è stata una pena, una cosa che mi ha fatto soffrire, e tu dici «ma è valsa questa cosa, è stato un bene che io ho fatto quella fatica». Nella nostra società, noi, quando vediamo la fatica, vediamo il demonio. E il demonio vuole esattamente questo: tenerci lontani da ogni forma di fatica. Come facciamo fatica in una cosa? Subito ci scoraggiamo, perché non siamo educati a far questo. Ma per me è faticoso pregare. E chi te l'ha detto che deve essere sempre una passeggiata? Per me è faticoso vivere un rapporto di coppia. E chi te l'ha detto che dovrebbe sempre essere rose e fiori? Tutto ciò che di bello e di buono c'è dentro la nostra vita, a volte è attraversato dalla fatica, e non c'è niente di male. Mosè non è che dice: tranquilli, adesso vi prendo in braccio uno a uno e vi porto nella terra promessa. No, dice: mettetevi in piedi, preparate le vostre cose e camminiamo. Vedete a che punto siamo arrivati? Ce l'ho un desiderio? Ho capito che ho bisogno della Chiesa? Ho capito che devo fare fatica? Quarta cosa. A un certo punto il popolo di Israele che esce dall'Egitto si trova davanti a un ostacolo: il mare. Davanti a sé il mare, che per loro è un muro, non possono andare più da nessuna parte. Alle loro spalle il faraone. Apre e chiudo una parentesi. Vi siete mai domandati chi è il faraone? Se noi dovessimo dire chi è il faraone brutto e cattivo, il demonio è il faraone brutto e cattivo. No, no, è il nostro egoismo il faraone. Il faraone ce l'abbiamo dentro tutti noi. I primi nemici di noi stessi siamo noi. Gesù ci libera da noi stessi, è la prima cosa che fa. Quando tu sperimenti la liberazione, ti accorgi che tu hai un io, ma questo io non diventa più egoistico. È un io, ma non è più il faraone. Il faraone vuole tutto a sé. Tu ci sei nella mia vita, sì, ma devi essere in funzione mia. Mi piace avere la mamma, sì, perché deve fare quello che mi serve a me. Amici, sì, devono fare quello che voglio io. I colleghi, sì, devono essere tutti a mio servizio. Dio, sì, deve farmi le grazie, Dio, altrimenti io non ci vado più da Lui. E questo è egoismo. Il faraone, quando non riesce a comandare, batte i pugni, fa i capricci, diventa violento. Questo è il motivo per cui Mosè, quando deve andare a far uscire il popolo di Israele dall'Egitto, chi trova come ostacolo? Il faraone. Vai a dire a un egoista: smetti di essere egoista. Peggioro la situazione, sto male, sono angosciato, sono triste, eccetera. Io vengo e dico: va bene, possiamo cominciare un cammino per venire fuori da questa tristezza. Chi è che si ribella? Tu ti ribelli. Perché? Perché in fondo ti piace stare là, ti piace stare in quella situazione. Chi vuole seguire la mia strada, dice Gesù, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Vi rendete conto il carattere che Gesù dà? Vuoi imparare a giocare a calcio? Sì, allora prendi il pallone e comincia a correre. Ma io immaginavo di stare seduto. No, devi metterti in gioco. A un certo punto il popolo di Israele è inseguito dal faraone, ma si trova davanti a un muro. Allora, attenzione, che quello che sto per dirvi
è una cosa che nessuno di noi può darsi veramente da solo nella vita, ma prima o poi accade. E cioè il momento in cui tu ti rendi conto che hai fatto un'esperienza profonda della grazia di Dio. Come si manifesta questa esperienza profonda della grazia di Dio? Tu con le tue forze non puoi fare più niente. A un certo punto Dio apre una strada dove non c'era nessuna speranza. Il mare è chiuso. Mosè, per ordine di Dio, apre una strada nel mare. È la grazia. Hai mai ricevuto una grazia nella vita? Cioè, hai mai fatto esperienza di sentirti salvato, salvata, almeno una volta? In cui tu ti accorgi e dici, io non lo so come ne sono venuto fuori da questa situazione. È stata una grazia. Perché ciascuno di noi deve partire da quell'esperienza per accorgersi che non è da solo. Tutti abbiamo bisogno di fare l'esperienza della grazia di Dio. Tutti. E quando non facciamo l'esperienza della grazia di Dio, questo è molto pericoloso. Durante una cena Gesù va a mangiare a casa di un fariseo, Simone il fariseo. Vi ricordate che durante questa cena entra una donna, poco di buono, che comincia a bagnare i piedi di Gesù con le sue lacrime, ad asciugarlo con i suoi capelli. Criticano questa donna, anche il padrone di casa in cuor suo fa questo. Gesù dà una lezione immensa, dice a questa donna sarà molto perdonato perché ha molto amato. E poi aggiunge al padrone di casa, ma chi è stato perdonato poco amerà poco. Tu la grazia la ricevi non quando ti succede qualcosa di straordinario. Dice, sai, ho ricevuto una grazia perché a un certo punto mi è apparsa la Vergine Maria. No, la grazia di cui parlo è un evento che stabilisce un prima e un dopo nella tua vita. Ad esempio, ci sono persone che per molto tempo si portano addosso il peso della propria storia. Poi magari si confessano e durante quella confessione si sentono completamente liberati da quel peso. È una grazia. Cito spesso una scena di un film che sono sicuro molti di voi avete visto, no? Un film degli anni Ottanta con le musiche di Ennio Morricone, Mission. E qui è raccontata la storia di gesuiti che nell'America Latina tentavano di essere vicini agli schiavi. E lì c'è la storia di uno che aveva passato la sua vita ad ammazzare gli schiavi o comunque a farli prigionieri per rivenderli. Succede una cosa bruttissima, lui ammazza suo fratello, in senso di penitenza quest'uomo si fa religioso e comincia un percorso penitenziale andando missionario nelle parti sperdute dell'Amazzonia e portandosi sulle spalle il fagotto con la propria armatura e le proprie armi. Allora immaginate quest'uomo che si porta con sé il peso, quelli sono i suoi peccati, eh? E non c'era la statale 80 o la A24 o la A1 dove tu potevi trascinare comodamente, dovevi camminare in mezzo ai boschi, in mezzo al fiume, e quella cosa rallentava il tuo passo e minava anche la tua vita. A un certo punto quest'uomo, continuando a portare questo peso, arriva lì, nel posto dove tante volte aveva ammazzato e fatto prigionieri molti indios nativi di lì, e lì si avvicina un indios con violenza e tu dici adesso lo ammazza, e lui sarebbe stato felicissimo se l'avesse ammazzato, capite? Sarebbe stata giustizia per lui. Invece sapete cosa fa quest'indios? Con un coltello gli taglia il fagotto e lo butta via, e quest'uomo scoppia a piangere. È il pianto di Pietro, capite? Dopo che ha rinnegato Gesù. È una grazia. Tutti abbiamo bisogno di passare attraverso il Mar Rosso, tutti abbiamo bisogno di essere perdonati. Io vi auguro nella vita una volta di sentirvi perdonati così. Questo darà significato nuovo a tutta la vostra esistenza. Ma poi
passato il Mar Rosso, mi piacerebbe dirvi, e vissero felici e contenti. No, passato il Mar Rosso arriva il deserto. E nel deserto, amici, non ci stanno 4 giorni, neanche 4 mesi, ma 40 anni. Che cosa rappresenta il deserto? Tutti noi sappiamo che il deserto è il luogo della tentazione. Gesù, prima di cominciare la sua vita pubblica, passa 40 giorni nel deserto, vedete la simbologia. Perché il deserto è importante? Che cosa rappresenta? Rappresenta quella parte della nostra vita in cui siamo costretti a tornare all'essenziale. Sapete, ci sono dei momenti in cui tu ti gonfi, no? E dici, sono il padrone del mondo, ho tutto dalla mia parte, va tutto bene, no? E poi ti arriva una di quelle mazzate in cui sei costretto a mettere i piedi per terra e non gongoli più. Devi toccare di nuovo l'essenziale. Ma è una grazia questa. Perché fino ad allora tu non avevi capito che cos'era essenziale e cosa non lo era. Ogni tanto io penso, finché non ti cade un martello su un dito del piede, tu non ti accorgi quanto era importante quel dito. Quando senti il dolore e ti ferisci, ti accorgi che quella parte di cui non ci hai fatto mai caso è una parte importante. È una cosa strana, no? Ma certe volte la vita, con le sue fatiche e le sue sofferenze, sono una grande grazia per noi, perché ci riportano all'essenziale. E poi vi dicevo, è il luogo della tentazione. Voi sapete che la tentazione è materia del demonio, sì, però sotto il permesso dello Spirito Santo. Allora lo Spirito condusse Gesù nel deserto perché fosse tentato. Attenti, lo Spirito conduce Gesù nel deserto perché fosse tentato. A cosa servono le tentazioni? A toccare i tuoi limiti. Finché tu non conosci i tuoi limiti, tu non ti conosci. A noi piace pensare che non abbiamo limiti, che possiamo fare tutto, che siamo... No, quello è un delirio. Delirio di onnipotenza. Noi invece abbiamo bisogno di toccare i nostri limiti, di capire la nostra debolezza. Solo così ci conosciamo fino in fondo. E quando tu tocchi i tuoi limiti, allora sì che finalmente puoi fare la tua professione di fede. Invece quando noi tocchiamo i nostri limiti, si presenta il demonio. Hai fame? Tanta, 40 giorni senza mangiare. Fai una cosa. Le vedi le pietre? Sei il figlio di Dio. Dai, trasformale e mangiale. No. Non è che siccome io ho fame sono autorizzato a trasformare in pane qualunque cosa. Io ho fame di essere amato. Incontro una persona, la prima che incontro dico scusa, ho fame, adesso mangerò te. Tu mi devi amare. Non funziona così. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. È una domanda seria che si fa questo passo dell'Esodo, eh? Se il deserto è il luogo dove io tocco i miei limiti e le mie fragilità, che rapporto ho con le mie fragilità? Innanzitutto le conosco? Vi posso assicurare che le mie fragilità non sono le vostre. Le debolezze di Luigi Maria Picocco sono diverse dalle debolezze di Simona. Noi siamo molto esperti delle debolezze degli altri. Guardiamo e giudichiamo gli altri, ma le nostre le conosciamo? Perché se io non conosco qual è il mio limite, io non posso fare un'esperienza cristiana. I cristiani sono umili non perché sono più grandi degli altri, ma perché si ricordano della propria fragilità. Dice il Salmo 50, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. E questa non è una cosa brutta, eh? Quando una persona vede la propria debolezza, può essere umile e farsi aiutare dalla grazia di Dio, oppure può essere superbo e occultare la sua debolezza
manovrare la sua debolezza, scendere a patti con la sua debolezza, diventare succube della sua debolezza. Gesù non ci chiede di non essere umani, siamo umani, ma ci chiede di non far diventare la nostra umanità la grande scusa per il peccato. Bel lavoro questo, eh? A noi piacerebbe togliere il peccato liberandoci della debolezza. Non è possibile, amici. Non ci sarà un giorno di questa vita in cui diremo: ah, io non sono più fragile. Tu sei sempre fragile. Che cosa ne vuoi fare della tua fragilità? Questa è la vera domanda. Ma a me continuano a piacere queste cose, e ti piaceranno anche un quarto d'ora dopo la morte. Ma che cosa ci vuoi fare davanti a questa cosa che ti piace? Che rapporto abbiamo con la nostra fragilità? Il deserto è il luogo in cui si diventa autentici, e tutti noi abbiamo bisogno del deserto. Ve lo traduco in maniera laica: tutti noi abbiamo bisogno delle crisi, tutti. Le crisi ci fanno crescere. Il problema delle crisi, lo sapete qual è? Che noi scappiamo dalle crisi, ma le crisi, se non le affronti, ti distruggono. Se le affronti, ti fanno crescere. Gesù non dice a Pietro: tranquillo, il demonio non ti farà niente. No, ti dirà: Satana sta venendo per vagliarvi. Ma tranquillo, quando ti sarai rimesso in piedi, aiuta gli altri, conferma i tuoi fratelli. Ma io Gesù me lo sono immaginato come uno che mi evita il rinnegamento, l'abbandono. No, Gesù è quello che ti ricorda che quando toccherai la tua fragilità ti puoi rimettere in piedi ed essere una persona migliore. Se ogni volta che ci inginocchiamo per confessarci ci rialziamo, attenzione, in quel momento siamo stati perdonati, ma la domanda è: abbiamo imparato qualcosa dai nostri peccati? Perché se non abbiamo imparato niente, questo è un dramma, eh? Non soltanto li ripeteremo, ma avremo sprecato un'occasione anche. Abbiamo bisogno del deserto, perché abbiamo bisogno di autenticità. Ma poi, cosa succede a un certo punto? Mi sto avviando alla conclusione. È che nel deserto il popolo di Israele molte volte sperimenta una cosa che si chiama scoraggiamento. Quando si presentano i problemi, lo sapete cosa fa il popolo di Israele? Ah, quanto stavamo bene quando stavamo in Egitto. Mosè, perché ci hai condotti qui nel deserto per farci morire? Non c'erano abbastanza loculi in Egitto? Ci stai facendo morire qui in mezzo al deserto. O si lamentano sempre. Siamo noi, tranquilli, non solo loro. Ma lo scoraggiamento è una cosa terribile. Eppure tutte le volte che Israele si scoraggia, Dio lo aiuta. Coraggio, amici. Non sempre abbiamo le forze per andare avanti, per fare tutto quello che dobbiamo fare. Ma se è vero che ogni giorno ha la sua pena, ricordatevi che ogni giorno ha anche la sua grazia.